Podcast Modena in compagnia di Luca De Aliprandini. Una settimana fa il debutto stagionale a Sölden, migliore degli italiani, top 10 centrata, obiettivo minimo centrato oppure ti aspettavi qualcosa di più? No, sono contento dell'ottavo posto per iniziare, un buon risultato solido che va molto bene. Soprattutto la seconda mancia ho avuto dei buon feedback, e è stato un buon segnale, meglio della prima. Però comunque anche dopo la prima mancia, nonostante non abbia sciato così bene, ero abbastanza soddisfatto perché in allenamento ho fatto un po' di fatica adesso negli ultimi mesi e non riuscivo mai a ingranare, quindi comunque ho dimostrato a me stesso che in gara riesco a dare qualcosa in più e quindi nonostante non fosse andato tutto per il meglio, in gara sono riuscito a dare comunque una buona performance. Una stagione che ti vedrà gran parte protagonista in gigante. Hai mai fatto un pensierino verso un Super G, magari nelle piste un po' più tecniche dove magari puoi portare a casa qualcosa? Ma sì, sicuramente mi piacerebbe comunque fare più discipline, però preferisco al momento farne una e farla bene, quindi per il momento il mio focus resta comunque il gigante e valuteremo io e insieme agli allenatori durante la stagione se ne vale la pena fare il Super G. Adesso come adesso no, perché ho poche giornate di allenamento e comunque in quelle giornate non ho avuto un gran feeling con gli sci lunghi e quindi non mi sento né sicuro né pronto per rischiare, diciamo, no? E quindi per il momento resto sul gigante e poi vedremo durante la stagione. A Sölden si è vissuta la prima gara del dopo Hirscher. Hai percepito qualcosa di strano nel fatto che mancasse il faro che negli ultimi decenni ha contraddistinto una delle due discipline dove ha dominato? Bah, sicuramente se pensi a manca Hirscher, allora sì. Però per noi alla fine è una gara di Coppa del Mondo, bisogna sempre cercare di fare il meglio. Si parte per vincere, chiaro ci sono tanti pretendenti, senza Hirscher magari ce n'è uno in meno e uno nostro duro in meno, però sì, la prima gara senza lui secondo me quello che forse gli è mancato di più è stato Kristoffersen, invece gli altri ho visti tutti abbastanza non che se ne volevano sbattere, però pronti a prendere il suo posto, diciamo. Abbiamo visto un ritorno anche di Ted Ligety dopo tanti anni verso le posizioni che contano, quindi diciamo che voi siete un po' in crisi un po' come squadra, no? Quindi tendenzialmente se ce l'ha fatta anche lui a ritrovare gli automatismi, potrebbe essere questa una stagione anche di rilancio per tutta la squadra italiana? Ma secondo me più che tornato, lui adesso negli ultimi anni sta sciando bene, riesce ancora a fare delle buone manche su certi tipi di neve, no? Infatti la neve che abbiamo trovato a Sölden è un po' un paradosso, un po' strano, però è praticamente la neve che normalmente troviamo in Nord America, una neve praticamente uguale a quella di Beaver Creek, quindi anche per questo io sono molto contento del mio risultato, anche in vista Beaver Creek, magari qualche altro anno andavo lì in America, era un po' titubante, adesso col setup materiale come sarò messo così. Invece vado già lì con un buon setup di scarponi, attacchi e sci e so che avrò bisogno di molti meno giorni in America per essere pronto per la gara. Quindi alla fine è stato un opening importante anche per il proseguo della stagione? Sì, soprattutto quello, risultato a parte, mi ha dato molta fiducia perché come detto nonostante gli allenamenti non fossero andati benissimo, spesso ero indietro rispetto ai miei compagni di squadra, però in gara ho dimostrato comunque di essere lì davanti e come detto nonostante la seconda mancia sia stata meglio ero quasi più soddisfatto della prima perché era proprio un punto di domanda, cioè fino a un attimo prima di partire ero lì, beh se mi qualifico sono contento e poi nonostante abbiamo fatto ancora qualche errore ero lì a un secondo e 20 e io ho detto vabbè se è così allora secondo me possiamo provarci per recuperare qualche posizione, no? Quindi allora buona la prima e in bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi.